In questo video ti proponiamo 7 esercizi per le gambe da fare distesi a terra per contrastare la sarcopenia, cioè la perdita di massa muscolare. Stenditi sul tappetino con la schiena a terra e le gambe appoggiate su un divano o un tavolino, in modo che le gambe siano a 45 gradi. Accomodati, prendi il tempo per avvicinare bene i glutei verso il piano d'appoggio. È importante che la testa sia dritta e lo sguardo rivolto verso il soffitto. Se ne senti il bisogno, usa un cuscino per evitare che la testa cada all'indietro. Ora metti una mano sul torace e l'altra sul diaframma. Fai una profonda inspirazione in modo che le mani si alzino e si abbassino durante l'espirazione. Ripeti 5 volte. E fai attenzione che la schiena aderisca bene a terra e non si inarchi mai. In questo esercizio, ogni pressione sui dischi invertebrali si annulla e la muscolatura si rilassa. Piega le ginocchia, afferrale con le mani e portale al petto. Inspira, allontanando le ginocchia dal petto, espira portando le ginocchia verso il petto. Ripeti 5 volte. Questo esercizio ti permette di allungare e decontrarre i muscoli lombari. Per facilitare l'esecuzione di questo esercizio, ti consigliamo di spostarti fuori dal tappetino. Distendi le gambe a terra, braccia lungo i fianchi, con il palmo rivolto verso l'alto. Fai sempre attenzione a non inarcare la schiena. Piega e distendi le gambe in modo alternato, lasciando scivolare i talloni, senza sollevarli da terra. Ripeti l'esercizio 5 volte. Questo esercizio ha un beneficio sulla mobilizzazione dell'anca e del ginocchio. Per questo esercizio, ritorna sul tappetino e distendi le gambe. Inspira e, espirando, piega una gamba e portala verso il petto con l'aiuto delle mani, mantenendo l'altra gamba ben tesa sul tappetino. Rimani in questa posizione per la durata di 5 respiri e poi cambia gamba. Ripeti 5 volte. Questo esercizio ti permette di allungare e rilassare il muscolo psoas, importante per la postura.
Ora piega le gambe. Distendi lentamente una gamba spingendo il tallone verso il soffitto con il piede piatto. Alterna la gamba. Per non inarcare la schiena, contrai gli addominali. Ripeti 5 volte. Schiena dritta e braccia lungo i fianchi, con i palmi rivolti verso il basso. Piega le ginocchia, mantenendole accostate per quanto possibile, tenendo la pianta del piede ben appoggiata a terra. Ora contrai gli addominali per evitare che la schiena si inarchi, facendo in modo che la schiena rimanga ben aderente al tappetino. Ruota le gambe verso sinistra, senza sollevare la schiena. Esegui l'esercizio lentamente, poi torna lentamente verso il centro e rilassati. Ripeti l'esercizio verso destra e fallo per 5 volte, alternando sinistra e destra. Questo esercizio migliora la distribuzione del carico sulle gambe e rinforza gli addominali. Aggiungiamo il movimento delle braccia all'ultimo esercizio. Comincia dalla posizione di partenza con la schiena ben aderente al tappetino e le ginocchia piegate. Incrocia le mani verso l'alto con i gomiti distesi. Ora ruota le gambe da un lato e le braccia dal lato opposto, contraendo bene gli addominali in modo da non inarcare la schiena. Esegui l'esercizio lentamente e torna lentamente verso il centro, rilassati un po' e ripeti dall'altro lato. Ripeti la sequenza 5 volte. Questo esercizio, come il precedente, migliora la distribuzione del carico sulle gambe e rinforza gli addominali. Thank you.
La sequenza da sdraiati è terminata. Fai un bel respiro profondo e prenditi tutto il tempo necessario per rialzarti, per evitare che ti giri la testa. Ricordati sempre di girarti prima sul fianco. Poi siediti e insieme facciamo due bei respiri. Adesso, piano piano, alzati, srotolando la schiena una vertebra per volta, piano piano, affinché non ti giri la testa.